Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione di Milano Pavia News. Tante le notizie che affronteremo oggi. Inizieremo con Milano, con altri due incidenti stradali in cui sono coinvolti bici e pedoni. Andremo poi a Pavia perché continuano le proteste degli ambientalisti dopo i fatti della settimana scorsa al rifugio di Sairano. E poi torneremo anche a Milano per parlare del presidio davanti alla prefettura dei lavoratori della RSA, che chiedono appunto il rinnovo del contratto nazionale. Queste le notizie principali. Abbiamo sentito in apertura, continua la scia di incidenti a Milano dove sono coinvolti bici e pedoni. Lunedì sera in zona Solari un ciclista è stato investito da un'auto pirata che è ancora in fuga e proprio questa mattina invece un bimbo è stato investito in zona Lorenteggio. Andiamo allora a Milano da Giusy Chiricò che ha seguito per noi la vicenda. Buongiorno Giusy. Buongiorno Benedetta, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Hai detto bene, non si arresta questa scia di incidenti stradali nella città di Milano. L'ultimo è avvenuto questa mattina, però volevo parlarvi del primo che è avvenuto lunedì sera in Piazza del Rosario all'incrocio con Via Solari, una zona sicuramente molto frequentata da automobilisti e ciclisti. E proprio questo è successo alle 20 di lunedì sera quando un ciclista stava attraversando la strada ed è stato travolto e lasciato a terra da una macchina che presumibilmente si dice fosse un SUV nero. Questo lo ha dichiarato il ferito stesso perché una volta che è stato travolto e lasciato a terra non ha subito gravissimi danni. I primi a soccorrere è stato un'automobile del nucleo dei carabinieri che in quel momento stava facendo una pattuglia lì intorno, si stava appunto girando intorno alla zona e ha trovato l'uomo a terra con la sua bicicletta. È stato chiamato chiaramente ai soccorsi per tutti gli accertamenti del caso, ma lui è sempre rimasto lucido, talmente lucido che ha riferito che la persona che lo ha travolto è stato un'auto, un SUV che sarebbe appunto scappato subito dopo l'impatto. Dunque adesso sarà al vaglio dei carabinieri indagare, anzi è al vaglio degli ISA che stanno passando al setaccio le telecamere della zona proprio per capire, per cercare di individuare il veicolo e la targa per risalire appunto al guidatore. E poi, come vi anticipavo all'inizio, questa mattina c'è stato un altro incidente però in zona Lorenteggio. Questa mattina un bambino di 2 anni si trovava con una donna, 39 anni, presumibilmente la mamma, è stato investito mentre probabilmente si stava recando a scuola, visto che a pochi chilometri da lì si trova appunto una scuola elementare. Un bambino di 6 anni, la donna di 39 anni, dicevamo, sono stati appunto investiti e nel luogo si sono apprestati anche i vigili del fuoco. Il codice in cui sono stati ricoverati mamma e figlio è codice giallo, quindi si presume che non sia successo nulla di grave. Questo però non allenta l'allerta incidenti stradali nella città di Milano che, come possiamo vedere, come documentiamo da settimane, è sempre più accesa. Per adesso è tutto, ti ridò la linea. Grazie Giusy, cambiamo argomento perché ottobre in Lombardia sarà il mese dei vaccini, ripartono infatti le campagne di somministrazione sia del vaccino Covid che di quello anti-influenzale. L'obiettivo è mettere in sicurezza i fragili e gli over 65. Da un lato il vaccino Covid, dall'altro quello anti-influenzale. Da ottobre in Lombardia partiranno le due nuove campagne vaccinali per sconfiggere nel primo caso una possibile recrudescenza del Covid-19 prevedibile con l'arrivo della stagione fredda e nel secondo caso, come ogni anno, per mettere in sicurezza le persone più fragili. Per quanto riguarda le vaccinazioni contro il Covid, partiranno il 2 di ottobre con l'arrivo di circa 800.000 vaccini per il periodo di somministrazione fino al 30 novembre, l'obiettivo è riuscire a coprire le persone più fragili e gli over 65. Beh, si tratta di un richiamo, tra l'altro i virologi ci dicono molto importante perché è aggiornato alle ultime varianti.
e quindi particolarmente indicato per alcune categorie di persone, per esempio persone ultra sessantenni o persone con patologie importanti, vengono definite fragili perché si è visto che sono coloro che più facilmente vanno incontro alle complicanze del virus, che invece oggi molto meno di prima da problemi nelle categorie non a rischio. La campagna del vaccino anti-influenzale inizierà invece domenica 1 ottobre con un open day con circa 4.000 posti disponibili. Dal 2 ottobre poi si partirà con le vaccinazioni presso le strutture ospedaliere per operatori, donne in gravidanza e pazienti cronici e per gli ospiti di RSA, RSD e UDU. Dal 9 ottobre si inizierà presso i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta aderenti con tutte le categorie a cui la vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente, poi dal 16 presso le farmacie aderenti e dal 23 ottobre nei centri vaccinali o nelle case di comunità. Attualmente sono già presenti nei magazzini della regione circa 1.200.000 dosi di vaccino. Quest'anno, come tutti gli altri anni, c'è la vaccinazione antinfluenzale, anzi, siccome questa cosa è esplicitamente prevista, si possono anche associare le due vaccinazioni, quindi nella popolazione a rischio e target, diciamo, è possibile fare l'una e l'altra cosa assieme. Anche intuitivo capire che, siccome anche l'influenza dà un problema spesso a livello respiratorio, ovviamente anche la vaccinazione antinfluenzale associata all'altra dà una protezione maggiore contro complicanze ancora più gravi. Dopo l'abbattimento dei maiali al rifugio di Sairano, che vi abbiamo raccontato la settimana scorsa, gli ambientalisti hanno organizzato proprio questa mattina un presidio davanti all'ATS di Pavia per ricordare e rievocare quanto è successo al rifugio. Allora andiamo subito da Paolo Barni, che ha seguito per noi la vicenda. Buongiorno Paolo. Sì, esatto, buongiorno. È la prima di una serie di iniziative di mobilitazione, anzi, se vogliamo, era stata preceduta, ne avevamo parlato nei giorni scorsi, da un presidio addirittura davanti all'ambasciata italiana di Malta da parte degli animalisti. Si è proseguito questa mattina alle 8 con un presidio nei pressi della sede dell'ATS di Pavia. Ricordiamo ATS che con la sua ordinanza aveva di fatto stabilito l'abbattimento dei maiali che erano ospitati in questo santuario degli animali, così viene chiamato, Cuori Liberi, della frazione Sairano di Zinasco. Erano animali che, tra l'altro, i maiali che c'erano lì, circa una quarantina, venivano da storie di maltrattamento. In quel rifugio era arrivata la peste suina, l'avevamo raccontato più volte, e l'ordinanza della TS imponeva l'abbattimento di tutti gli animali presenti all'interno, ribadiamo, molti dei quali erano malati. Queste sono le normative contro cui però si schierano gli ambientalisti, che sostengono qua come l'attività di un rifugio non possa essere comparata a quella di un allevamento, e quindi chiedevano che gli animali venissero risparmiati dall'uccisione. Ricordiamo che per questo c'è in ballo anche un ricorso al TAR, che dovrà essere discusso nei prossimi giorni, il 5 di ottobre. Naturalmente però ormai gli animali sono stati uccisi, ma sicuramente farà giurisprudenza questa sentenza del TAR in programma nei prossimi giorni. Una cinquantina le persone che hanno partecipato al presidio davanti all'ATS di Pavia di questa mattina. Dicevamo, non è questa l'unica iniziativa della movimentazione degli animalisti, che per quanto riguarda il programma dovrebbe culminare poi il prossimo sabato 6 ottobre a Milano con un presidio in piazza San Babila, appunto per chiedere che gli animali ospitati nei rifugi, anche se affetti da peste suina, vengano risparmiati dall'abbattimento che era stato deciso per motivi sanitari e per cercare di contenere il contagio. Da oggi è anche attiva una petizione online rivolta alla Regione Lombardia e soprattutto al commissario della peste suina per chiedere appunto queste posizioni, che però, lo ribadiamo, sono contrarie a quanto previsto dalla normativa, a quanto stabilito dal commissario della peste suina e dall'autorità sanitaria. Per il momento è tutto.
Grazie Paolo, andiamo ora a Gambolò perché non finisce la polemica sul tanto contestato autovelox fisso. Rimane infatti il limite dei 50 km orari anziché 70 come avevano provato a chiedere le opposizioni. Resplode la polemica sul contestatissimo autovelox fisso di Via Lomellina a Gambolò, stavolta a causa dell'ultimo decreto della prefettura di Pavia emanato lo scorso 8 agosto. Il decreto ha specificato le soglie minime dei limiti di velocità nei diversi tratti in cui è possibile installare dei rilevatori di velocità, come appunto la provinciale 183 che collega Gambolò a Tromello. Nel tratto gambolese viene indicata una velocità non inferiore ai 70 km orari, 20 oltre il limite fissato dall'inizio di febbraio e che ha già mietuto parecchie vittime, sanzionate per eccesso di velocità. Adesso emerge che, per conformarsi al decreto della prefettura, come confermato dall'amministrazione comunale, dall'inizio di agosto il comune di Gambolò ha spento il velox, che resta in funzione soltanto quando è prevista una pattuglia della polizia locale. L'amministrazione guidata dal sindaco Antonio Costantino ha precisato che in via Lomellina rimane comunque in vigore il limite di 50 km orari, limite fissato dalla provincia, ente proprietario della strada. Una notizia che lascia l'amaro in bocca al gruppo di Fratelli d'Italia, che nei mesi scorsi aveva promosso una petizione per riportare il limite di velocità a 70 km orari. Inaccettabile una presa di posizione di questo tipo, cioè finché gli faceva comodo la postazione fissa, allora i vigili stavano in ufficio. Adesso vogliono dare ragione al prefetto, praticamente, che fa una cosa equa, di buon senso, che accoglie anche quello che è stato chiesto da 1168 cittadini, mi fa una cosa di questo tipo. Ma ripeto, mi ricorda molti bambini che rompono i giocattoli per non far giocare gli altri, ecco. L'atteggiamento mi risulta quello, lo dico molto in modo, mi sembra molto puerile. Il gruppo di minoranza annuncia che presto depositerà un'interpellanza da discutere in uno dei prossimi consigli comunali. Ripeto, ribadisco, il prefetto ha dimostrato di essere una persona di grande buon senso, contrariamente al sindaco del comune di Gambolò, che in questo caso, forse per ripicca, perché non vuole mangiarsi la parola, ha deciso di cambiare la tipologia di controllo, quindi non si avvale più di una postazione fissa, cioè la differenza tra postazione fissa e mobile è quella che quella rimane fissa, però per fare contestazione e tenere il limite a 50 km orari, lui è costretto a mettere una pattuglia per contestare la contravvenzione. Non è sufficiente la rilevazione che fa il semplice apparecchio, quindi l'apparecchiatura fissa. Se fosse così, a questo punto dovrebbe essere elevata la velocità come limite di percorrenza a 70 km orari. Hanno protestato questa mattina davanti alla prefettura i dipendenti delle RSA milanesi per chiedere il rinnovo del contratto. A seguire per noi la manifestazione c'era Giusy Chiricò. Giusy, cos'è successo durante la manifestazione? Sì, rieccoci Benedetta, una protesta che è a livello nazionale ma che ha coinvolto anche Regione Lombardia, infatti i lavoratori e lavoratrici con contratto nazionale AIOP RSA hanno scioperato per l'intera giornata del 27 settembre con presidi territoriali, in questo caso siamo davanti alla prefettura questa mattina dove i lavoratori appunto sono scesi in piazza per ribadire i loro diritti. Nel loro comunicato, in quello che hanno espresso anche questa mattina davanti alle nostre telecamere, si legge: questi professionisti rispondono ai bisogni essenziali della cittadinanza più fragile e vulnerabile. Non si può rimanere ciechi di fronte a queste ingiustizie. In un contesto di scarsità e di difficoltà a reperire personale di cura, mantenendo questi livelli contrattuali, il rischio è la perdita di personale che si trasferisce presso altre realtà. Allora, dunque, che cosa chiedono? Chiedono per tutti i lavoratori dell'RSA, chiedono dignità, diritti, salario attraverso un contratto nazionale vero che ne riconosca pienamente la professionalità e garantisca le adeguate tutele. E infine hanno concluso dicendo che la pazienza è terminata. Questa sera chiaramente vedremo tutte le voci dei protagonisti di questo presidio, non solo le sigle sindacali, ma anche gli addetti ai lavori, i lavoratori proprio dell'RSA che hanno lamentato la loro condizione. È tutto, ti ridò la linea.
Grazie Giusy, cambiamo argomento perché il comune di Magenta e ATM litigano per l'ex deposito di bus di Via Milano che ormai da anni è in condizioni di degrado. Per l'amministrazione comunale spetterebbe proprio ad ATM provvedere alla messa in sicurezza dell'intera area, nonché al suo decoro. Il comune di Magenta, tramite un'ordinanza sindacale, scrive ad ATM, proprietaria dell'immobile di Via Milano, un ex deposito di autobus ormai da anni in condizioni di degrado. L'intero muro di confine a sud dell'immobile risulta infatti fuori asse verticale e inclinato verso il marciapiede e presenta anche fessurazioni che provocano il distacco di porzioni dell'intonaco. Il comune è intervenuto transennando l'area a tutela del passaggio dei pedoni sul marciapiede, ma spetta ora alla proprietà, ossia ATM, provvedere alla messa in sicurezza e al risanamento dell'intera area. Per quanto riguarda ATM abbiamo dovuto intervenire con un'ordinanza del sindaco perché c'è una situazione di evidente pericolo. Ho messo un'ordinanza chiedendo alla proprietà di quell'area di rimettere in sicurezza nel più breve tempo possibile appunto la cinta di perimetrazione. È chiaro che questo intervento, come dicevo prima, è stato fatto perché c'è un problema per le persone che passano quotidianamente in quella zona, siamo nella zona centrale. L'ordinanza, trasmessa anche al prefetto di Milano, prevede che ATM provveda dal ricevimento dell'atto a una serie di interventi immediati e obbligati, tutti necessari al raggiungimento dei requisiti di salubrità, decoro, sicurezza e igiene previsti dalle normative. Ma da parte sua il Partito Democratico, tramite il segretario Matteo Di Gregorio, è intervenuto sulla questione. Secondo IDEM, infatti, la situazione del deposito ATM non è una priorità, come invece lo sarebbero le case Aler, tema su cui il principale partito di opposizione preme da tempo. Non mi va di far polemiche, non rispondo a chi la polemica la vuole fare sempre, comunque sono due cose diverse, l'ordinanza per ATM, l'intervento sulle case Aller che non spetta al comune ma spetta chiaramente ad Aller, ma anche qui insieme all'assessore Chiodini abbiamo incontrato più volte i responsabili di Aller e recentemente abbiamo incontrato proprio in comune a Magenta il dottor Polito che è il direttore generale appunto di Aller Lombardia, quindi come dire siamo sul pezzo, sono due cose diverse. Entrambe vanno guardate con attenzione, ripeto, attenzione sicuramente al problema Aller, dall'altra parte, ma non c'entra proprio niente, siamo dovuti intervenire con questa ordinanza per mettere in sicurezza nel più breve tempo possibile uno spazio importante che è all'interno del centro di Magenta. Continua ad essere tesa la situazione in merito ai lavori alla cavallerizza del castello di Vigevano. Il comune e la ditta sono infatti ai ferri corti e così i lavori sono fermi da un mese. Situazione molto tesa in merito ai lavori alla cavallerizza del castello di Vigevano. Il cantiere, che sarebbe dovuto terminare in questi giorni, è invece fermo da un mese abbondante. La ditta e il comune sono ai ferri corti e la delicatezza del momento si coglie nelle parole del sindaco Andrea Ceffa, che in consiglio comunale, sollecitato da un'interrogazione del Partito Democratico, ha ammesso di non poter fornire indicazioni. Se non ero intervenuto ovviamente pubblicamente è perché c'è una ragione, nel senso che siamo ancora in una fase in cui l'iter è in corso con l'azienda e quindi evidentemente non si può più di tanto sbilanciarsi rispetto alle domande che voi ponete, però cercherò di rispondere. I lavori prevedono una generale riqualificazione degli spazi della cavallerizza per tramutare il complesso situato alla Rocca Vecchia in una vera e propria sala conferenze, sistemazione delle coperture, miglioramenti degli interni e delle attrezzature. Un appalto da 600.000 euro, in gran parte finanziati dalla Regione, che l'azienda Marzano Buildings ha vinto proponendo un ribasso del 17%. Il costruttore ha accusato il comune di aver sbagliato a calcolare le dimensioni dei ponteggi, mettendo nel capitolato d'appalto una superficie corrispondente a circa la metà di quella reale. La ditta ha per questo chiesto un adeguamento economico. Dal comune però sono convinti di non aver fatto errori. Gli uffici appunto mi scrivono che al momento che non risultano errori da parte del comune, che comunque c'è in questo momento, insomma, si stanno seguendo tutte le procedure di legge che appunto la normativa sul codice appalti prevede
in queste situazioni. Il braccio di ferro in atto potrebbe portare la questione sul piano prettamente legale. Nel frattempo non è possibile prevedere quando i lavori potranno riprendere. Il PD polemizza chiedendo all'amministrazione più attenzione in tema di lavori pubblici. E ad oggi, insomma, siamo completamente fermi, non sappiamo nulla, non abbiamo, diciamo, altre indicazioni. Vedremo in futuro. Certo che i lavori pubblici a Vigevano hanno sempre dei grandi problemi, dei grandi ritardi. Andiamo ora a Voghera, perché nell'ultimo consiglio comunale che si è tenuto ieri sera ci sono state delle frizioni all'interno della maggioranza, poiché mancava il numero legale dei consiglieri, una situazione che si è poi risolta, però non senza la polemica delle minoranze. Andiamo allora subito da Paolo Barni per tutti i dettagli. Paolo. Sì, esatto, ha fatto davvero fatica la maggioranza in consiglio comunale ieri sera a Voghera ad arrampicarsi proprio fino ad arrivare in numero legale. Era in programma consiglio comunale per votare il bilancio consolidato dell'ente comune e non c'era il numero legale. Il consiglio comunale era stato convocato alle 21, si è capito subito che non c'erano i numeri, si è fatto poi un appello ufficiale alle 21.30, quindi mezz'ora dopo il momento della convocazione, e il numero legale non c'era. Chi erano assenti? Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Vincenzo Giuliano, il consigliere della Lega, Alessandro Giacalone, la consigliera di Noi con Voghera, Gloria Kindamo, e la consigliera di Forza Italia, Marina Azzaretti. Naturalmente la minoranza, vedendo l'assenza in maggioranza, è uscita per evidenziare appunto il fatto che non ci fosse il numero legale. C'è ovviamente una retroscena politico, perché mentre Giuliano e Giacalone avevano impedimenti di tipo personale e la consigliera Kindamo era malata, molti hanno guardato all'assenza di Marina Azzaretti di Forza Italia. Forza Italia Voghera è scissa in due correnti, una delle quali, alla quale appartiene appunto Marina Azzaretti, è stata più volte critica verso la giunta Garlaschelli, quindi naturalmente le dietrologie a questo punto si sono scatenate. Che cosa è successo? Che alla fine la consigliera Kindamo, che era malata, febbricitante, comunque è stata convocata e quindi verso le 21.45 è arrivata a Palazzo Comunale garantendo, nonostante la febbre, il numero legale, e quindi si è potuto approvare il procedimento. Molto critica l'UDC con Nicola Fronti, che dall'opposizione ha diramato un comunicato duro nei confronti della maggioranza, che appunto ha avuto grossissime difficoltà a garantire il numero legale, tra l'altro per l'approvazione del bilancio consolidato, che sebbene sia un punto ormai prettamente tecnico, perché si riferisce a quanto l'ente ha fatto nell'anno precedente, è comunque uno dei punti più importanti dell'anno. Nel suo intervento, tra l'altro, Affronti ha sottolineato il fatto che nel marasma il Consiglio Comunale si sia anche dimenticato di far osservare il minuto di silenzio in memoria dell'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, proprio nel giorno di lutto nazionale. Ne parleremo comunque più approfonditamente questa sera. È tutto. Grazie Paolo, andiamo ora a Milano, perché sono sempre di più le imprese che utilizzano l'intelligenza artificiale per aumentare il proprio business. Tra i dubbi però di chi ancora non la usa prevale l'inaffidabilità, preoccupazioni etiche e una minaccia per la privacy. Vediamo i dati di Confcommercio. Dai contenuti sul web alle analisi previsionali, dalla pubblicità online all'utilizzo di software che simulano una conversazione con un essere umano, a Milano crescono le aziende che fanno uso dell'intelligenza artificiale per aumentare il proprio business. A dirlo è una recente indagine di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, con le risposte di 505 imprese del terziario, e ciò che emerge è che già il 28% delle attività utilizza strumenti di intelligenza artificiale. Più della metà, il 54%, inoltre, ritiene nel complesso importante adottare soluzioni di intelligenza artificiale per la propria azienda. L'intelligenza artificiale è un progresso inevitabile che riguarda anche le imprese del terziario. È uno strumento innovativo che porta ad ottimizzare i costi per il sistema delle imprese e a migliorarne la produttività. È uno strumento, tuttavia, che necessita di competenze e di formazione per poterlo utilizzare nel migliore dei modi. Nel complesso, però, l'informazione su
questo tema per le imprese è insufficiente, la maggioranza, il 52%, si ritiene poco informata, il 39% abbastanza e solo il 9% molto informata. Tra le aziende in cui prevale l'ottimismo nei confronti della IA c'è chi pensa che sia un progresso inevitabile, chi ritiene che darà supporto a compiti ripetitivi, chi anche che farà risparmiare tempo e comporterà più efficienza e chi infine è convinto che consentirà alle imprese di ottimizzare i propri investimenti. Ad utilizzare già degli strumenti di intelligenza artificiale sono soprattutto le attività dei servizi alle imprese e tra queste il 45% li usa per generare contenuti sul web, il 18% per analisi previsionali, il 16% per la pubblicità online, il 15% utilizza i chatbot e il 6% usa l'intelligenza artificiale per campagne di email marketing. Per queste imprese l'IA aiuta nell'efficienza e velocità, nel risparmio di tempo e di denaro, ma anche nel miglioramento della qualità del lavoro. Tra gli ostacoli invece, secondo le imprese, frena la mancanza di competenze, ma ci sono anche poi dubbi sull'affidabilità, preoccupazioni etiche, minaccia per la privacy, i costi e la possibilità che faccia perdere posti di lavoro. Chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi. Io vi ricordo che tra poco c'è il meteo e a partire dalle 19 l'informazione dei nostri telegiornali. Buona giornata.